Caravaggio si concentra eh, sulla vocazione di Matteo. È un'opera celeberrima eh, che si trova eh, nell'ambito della cappella Contarelli sulla eh, navata sinistra della basilica romana di eh, San Luigi dei Francesi. La cappella Contarelli è decorata con tre tele di Caravaggio eh, raffiguranti la storia di San Matteo, dell'Evangelista Matteo. Qui è la chiamata. Eh, che cosa vediamo? Vediamo eh, quello che è stato interpretato eh, alternativamente o come un interno o come un esterno dove c'è un tavolo su cui sono sedute eh, delle persone con Matteo che sta riscuotendo letteralmente le tasse, essendo un esattore. Improvvisamente entra Cristo insieme a Pietro, indica davanti a lui, è la chiamata. Molti se ne rendono conto, ma Matteo no, è ancora concentrato, vedete le mani. Eh, avidamente eh, stanno cercando di prendere le monete perché, è da una parte, questo è il mestiere di Matteo, dall'altra è anche il suo elemento negativo della personalità fino a quel momento. Molti storici dell'arte identificano Matteo con quel personaggio barbuto che vedete, che pare indicarsi eh, come per dire: Ma come proprio me. In verità una lettura più attenta ha portato all'identificazione di Matteo non con questo personaggio barbuto, ma con il ragazzo che è ancora concentrato su quello che è il suo mestiere fino a quel momento. E questo barbuto che indica non indica se stesso, ma indica app appunto chi gli sta accanto. D'altra parte con l'altra mano sta dando i soldi, non li sta prendendo. Il potere santificante di Gesù eh, è anche eh, possibile in tutto il corso della storia, come ci indica Caravaggio, dando a Gesù e San Pietro degli abiti eh, tipicamente dell'epoca romana, quindi dell'epoca di Gesù San Preso Sesso, delle toghe, hanno i piedri nudi e eh, dando agli altri eh, partecipanti all'evento che sta per accadere eh, delle vesti contemporanee, cioè del Seicento. Questo è molto significativo. Eh, significativo perché in questa maniera si può dimostrare come Gesù ha un'azione eh, che eh, porta alla trasformazione della storia intera. Ovviamente una chiave di lettura per i quadri di Caravaggio è la luce. Qui abbiamo due fonti di luce diverse. Da una parte abbiamo questo fascia di luce che scende dall'alto e illumina una parte della parete. Questa luce è una sorta di eh, prolungamento della luce reale che entra nella cappella da una finestra superiore all'altare. Invece c'è la luce che illumina la scena, che è quella che ci fa capire che cosa sta accadendo, che viene da un altro lato, viene dall'altare ed è quindi la grazia divina che entra nella storia degli uomini e la trasforma contro ogni logica umana.